Ciao a tutti angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O e si sta avvicinando quel momento dell'anno che tutti temiamo di più. Rientra a scuola. Se c'è una certezza è che dopo agosto abbandoniamo le nostre infradito sulla spiaggia, ci lasciamo gli ustioni e i bacetti estivi per riprendere libri, diari e penne e riprendere scuola. Questo io lo so bene visto che sono un sedicenne, più o meno 36 anni. Facciamo un back to school. Questo back to school che però vuole essere così inclusivo. Quindi non sarà un make-up solo per le femminucce, sarà un make-up anche per i maschietti che si vogliono truccare e essere bellini il primo giorno di scuola, perché siamo nel 2022, nonostante molte persone dicano il contrario, il make up è per tutti. Quindi direi di iniziare subito. Piccola circolare che mi ha appena passato l'assistente. Non c'è nessun assistente, sono da solo come un cane. Questo make up vale anche per insegnanti, professori, professoresse. E tutti, chiunque si voglia truccare, chiunque voglia fare un make up veloce, leggero, venite qua da zia Charlie che vi dice subito due o tre cosette su come farlo. Ecco, parliamo anche dell'elefante nella stanza, il setup di questo video. Non so se avrete notato il miglioramento audio, ho comprato un microfono che mi fa davvero molto felice come cosa. In compenso ho un'ombra che penso sia la cosa più antiestetica del mondo. Che questo non esiste, nessuno l'ha notato, ma io non lo so, devo dirlo, niente. Lo devo dire. Quindi, a parte questa breve mental breakdown dovuto alla temperatura che sembra più quella di luglio che non di settembre adatta per rientrare a scuola, direi di iniziare. E anche lì, cioè in Sardegna noi andavamo magari fino a ottobre. Iniziamo subito dalla base come sempre. Ricordate che è il primo giorno di scuola, quindi dobbiamo essere freschi, dobbiamo esaltare la nostra abbronzatura estiva se ce n'è stata una, la nostra abbronzatura montagnola se ce n'è stata una, e se invece non siamo abbronzati, beh, dobbiamo esaltarci lo stesso. Non dobbiamo andare troppo pesanti col make up perché sennò si rischia di fare un mappazzone e i mappazzoni non piacciono a nessuno se non quelli col pan di stelle la mattina nel latte, che quelle mi piacciono. Come usare un fondotinta però senza risultare troppo pesanti, ma ve lo dice la zia. Potete prendere il fondotinta, in questo caso Superstay di Maybelline, e mischiarlo con un po' di primer. L'effetto sarà un po' più delicato, ma nonostante ciò avrete comunque la pelle omogenea e uniformata. Fate un pump di fondotinta, un pump di primer, uso sempre quello di Milk, e con il pennello andiamo a miscelare il tutto. Scarichiamo un po' sul polso e andiamo delicatamente a stenderlo sul viso. Vedrete come la texture di questo fondotinta è completamente diversa dal solito. Ve l'ho fatto vedere in altri video questo fondotinta e vi ho sempre fatto vedere quanto sia coprente. Nonostante stia comunque coprendo leggermente tutte le imperfezioni della pelle e stia andando a uniformare il viso, non risulta eccessivamente coprente ed è quello che vogliamo per il ritorno a scuola. Ma appunto di ritorno a scuola si parla. Com'è il vostro ritorno a scuola? Voi andate a scuola? Siete andati a scuola? Raccontatemi le vostre esperienze. Io ho fatto il liceo classico, ma in realtà in Sardegna si rinizia con le scuole abbastanza tardi, almeno quando andavo io a scuola. Mi pare si iniziasse sempre verso il 20 giù di lì. Non so se sia dovuto per il fatto che in Sardegna, come vi dicevo, c'è comunque una temperatura molto alta anche in questo periodo da sempre, per altri motivi, no, questo proprio non lo so, però mi ricordo che tipo i miei cugini che andavano a scuola in Lombardia, loro iniziavano quasi 10 giorni prima di me. Continuo con un correttore, ne applico davvero poco perché non vogliamo appesantire troppo la pelle, però magari ci sono un po' di borse, un po' di dark circle nei nostri occhi perché siamo comunque voluti andare tardi la notte prima della scuola e viverci così queste ultime notti estive. Ultime notti non sembrano visto che ci sono ancora 47 gradi. Madonna, non devo bere così tanto caffè la sera. Vado a mettere un po' di correttao meravigliao nei punti dove vogliamo noi. E basta, leggero anche qui amiche, perché non vogliamo una cosa da Cirque du Soleil. Ecco, a questo punto abbiamo una base bella luminosa e dobbiamo procedere con il bronzer.
dobbiamo dare la parvenza comunque di esserci abbronzati, anche se così non è, perché comunque dobbiamo far rosicare il tizietto seduto in terza fila che ci ha mollato prima dell'estate per andare a farsela con le amichette a Fregene. Noi non siamo delle riserve, quindi lo dobbiamo fare un po' rosicare e far vedere che comunque noi la vita ce la siamo vissuta. Quindi prendiamo il bronzer e ci abbronziamo la faccia. Siccome vogliamo sempre una cosa però così un po' diffusion della Dyson, andiamo a prendere un pennello e lo usiamo per prelevare il prodotto in modo che non ce ne sia così tanto come con la spugnetta. E lo andiamo a mettere nei posti tipici. Lo andiamo a mettere qui per dare questa bella parvenza di abbronzatura. Dopo aver messo il bronzer e essere così abbronzati to the gods, così il Giorgio di terza fila rosica, andiamo a mettere un altro po' di blush per sembrare ancora più luminosi, belli e che ce frega, che ce importa di Giorgio seduto in terza fila. Io non avevo nessun Giorgio in classe, l'unico ragazzo in classe lo sono stato per due o tre anni sono stato l'unico ragazzo in classe, quindi... Ecco, un'altra cosa per la quale non mi scandalizzavo più di tanto erano i compiti, perché io sono sempre stato non secchione, assolutamente no, però ero sempre... sempre ottimi voti a scuola, senza impegnarmi più di tanto. Sono sempre stato quella persona pigra, riesce a trarre la furbizia dalla pigrizia. Questo perché fondamentalmente ero così, non aspettavo l'ultimo momento, perché poi io volevo avere tutta l'estate tranquilla, volevo proprio godermela al massimo, non volevo avere sti impegni, sti inciusci dei compiti, quindi in pratica mi davano i compiti e io li finivo subito. Proprio li facevo subito, non ne volevo sapere di averne per 6 mesi e mezzo di questi, capisci? Ammazzavano di compiti, io ricordo una cosa assurda, ci davano migliaia e migliaia di compiti. Forse addirittura c'era stato un anno dove per evitare questo fenomeno del fare i compiti subito e poi non ti ricordavi più cosa avevi fatto durante l'estate, li avevano mandati tipo a luglio invece che darceli. Una cosa assurda, però ecco, sto andando a mettere un velo leggerissimo di cipria perché dobbiamo essere luminosi. Quando si rientra dal mare o dalla montagna bisogna essere luminosi e far crepare d'invidia sto povero Giorgio di terza fila. Oh Giorgia, cioè... No, Giorgia la disc... No, Giorgia no. Giorgio è... Lucilla. Dobbiamo far così... morire di invidia a Giorgio e Lucilla, perché Giorgio e Lucilla ci hanno mollato e noi non l'accettiamo. Siccome vogliamo essere on flick, dobbiamo sistemarci un po' le sopracciglia, però dobbiamo dargli un aspetto un po' wild, come se avessimo cavalcato sulle dune valdostane con Can Camayan, e quindi dobbiamo essere un po' wild, roba esotica. Noi dobbiamo dare il vibe esotico, un po' tipo non c'ho voglia, cioè sono qui perché devo, però sappiate che io mi oppongo a questo sistema dittatoriale, quello è il vibe, tipo a condiscendenza pura. Io quando faccio così, quando mi vedete così tanto allegro e parlantino, fondamentalmente vuol dire che ho sonno e che ho preso tanto caffè per evitare di dormire, però mi provoca proprio una... Siccome non bevo tanto caffè, non so perché mi sto sprecando a parlare del caffè, però fatto sta che io non bevo tanto caffè e quindi quando poi lo bevo, e ne bevo tipo 2 o 3, inizio a sentirle un po' gli effetti, allora sono tutto esagitato, un po'... Stop it! Get some help! Ora vado a fare un'ombreggiatura nell'occhio per fare un po' l'occhio a gattina, che sì, perché l'occhio a gattina... è un must, dobbiamo sempre avere l'occhio così un po' sveglio. C'è la mamma di Gloria Maria Corso, che è una delle mie youtuber preferite, salve signora Giovanna, la madre di Gloria, chiaramente una delle mie youtuber preferite. Ho fatto un video con Gloria e diceva che si metteva l'eyeliner per avere l'occhio più sveglio, e quella è secondo me la definizione migliore che si possa dare per l'eyeliner, effettivamente avere l'occhio più sveglio. Quindi io ora vado a fare questa ombreggiatura molto veloce, neanche troppo precisa, tiro verso l'alto con un pennello da sfumatura super ampio, vado e sfumo.
Arrivati a questo punto dobbiamo usare l'aggeggio del terrore, quello che fa davvero paura, l'ansietta vera. E no, non stiamo parlando del gnome, altro strumento di tortura, senza dubbio, così come la riga e le forbici per i mancini, io sono mancino, tutte quelle cose tecniche per i mancini in effetti sono il male. Però no, stiamo parlando del piegaciglia, cioè altro strumento del terrore, però forse ho meno paura del piegaciglia che del goniometro, ma il goniometro può essere un'arma, eh? Vi voglio dare un piccolo tips and tricks. So bene che in alcune scuole il make-up può essere visto male, persino il mascara. E quindi come valida alternativa, o se siete dei ragazzi che non volete far vedere che state usando il make-up per qualsiasi motivo, ma comunque volete essere belli svegli, pronti per far soffrire Marta, Lucilla, Lorenzo e Giorgio, potete usare lo stesso mascara che avete usato per le sopracciglia e usarlo per le ciglia, in modo da dare definizione però che sia trasparente. Quindi vi faccio vedere come si applica, ma proprio come un normalissimo mascara, e così avrete l'occhio subito aperto e sveglio, senza però avere comunque il colore che si ha col mascara. Poi non dite che la zia non vi dà consigli. In realtà il make-up è finito, basta che ci spruzziamo un po' di setting spray, applichiamo un lip gloss e via, è fatta. E in pratica avrete realizzato un make-up non make-up fatto letteralmente in 10 minuti, super naturale, super fresco, in modo da far soffrire Giorgio. A parte gli scherzi, è un make-up super naturale, portabile, che secondo me si può usare dai 14 anni in su senza alcun problema. Lo possono usare le persone più adulte se vogliono essere così fresh, però ordinate. E niente, secondo me questa è proprio una valida alternativa. Se volete potete mettere anche un filo di eyeliner per essere un po' più accattivanti. Però ecco, io volevo fare proprio una cosa omnicomprensiva che potesse aiutare il più numero di persone. Secondo me questa può essere proprio la soluzione. Magari potete cambiare leggermente, potete usare magari un gloss colorato, potete usare l'eyeliner, appunto, potete evitare di mettere il blush luminoso, potete evitare di fare l'ombreggiatura intorno agli occhi. Insomma, questa è una linea guida, quello che farei io per tornare a scuola. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi ha aiutato, cosa ne pensate, se siete tornati a scuola, se tornerete a scuola, se non lo so, vi siete diplomati o vi siete diplomati tempo fa come è successo a me. Io come al solito, Angeli, vi aspetto qui nel prossimo video. Vi ricordo che supportarmi è facilissimo, basta lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, lasciare un commento e se volete condividerlo con chi volete, con un amico, un'amica, con Giorgio, Lorenzo, Lucilla e Marta, e magari loro no, visto che ho parlato male di loro in tutto il video, però ecco, fino alla prossima volta, come al solito, be safe, be cool and be you. Ciao Angeli, buon ritorno a scuola!